cerco di rendermi più visibile possibile. Buonasera, come vi hanno già detto, sono Luana Di Profio, insegno pedagogia in vari corsi di laurea qui dell'Ateneo. Ringrazio Alfredo Agustoni per avermi invitata questo pomeriggio, sono onorata e ringrazio anche gli organizzatori e la professoressa Maria Zaino per questa bellissima iniziativa. Quando il collega Agustoni mi ha proposto di intervenire questo pomeriggio, illustrandomi qual era il progetto di cui si sarebbe discusso, devo dire che sono rimasta molto entusiasta e immediatamente ho trovato il nesso a cui agganciarmi per poter in qualche modo arricchire nel mio piccolo questo vostro progetto. A che cosa mi sono legata? Al bello. Mi sono legata all'educazione al bello, all'educazione estetica che insita nella didattica del territorio, tant'è che sfogliando il volume in oggetto ho intravisto proprio in alcune sezioni proprio l'importanza dell'educazione alle bellezze del nostro territorio. E in merito alle bellezze del territorio, questa mia presentazione utilizzerà appunto delle slide con diversi paesaggi del nostro territorio. E volevo scusarmi per aver messo anche Rocca Scalegna. Avendo scoperto oggi pomeriggio che Rocca Scalegna andrebbe eliminata. Ovviamente è uno scherzo. Il titolo della mia relazione è Tutto intorno e paesaggio, spunti di educazione estetica, e cercherà di analizzare in special modo da un punto di vista filosofico ed estetico il concetto di paesaggio per poi annetterlo a quello più esteso di educazione estetica. C'è un'ampissima tradizione di estetica che ha dedicato i suoi studi e le sue attenzioni proprio all'estetica dei paesaggi, all'importanza della valorizzazione dei territori proprio anche attraverso l'apprezzamento del bello, in questo caso del bello paesaggistico. Innanzitutto, da un punto di vista estetico, andiamo a definire che cos'è un paesaggio, perché la parola paesaggio noi ce l'abbiamo tutti in bocca, la utilizziamo quotidianamente, ma nella riflessione più filosofica, più profonda, i filosofi di estetica che si sono occupati di paesaggio hanno invece individuato delle definizioni che ci aiutano a comprendere che cos'è il paesaggio, quello che noi ammiriamo. Innanzitutto, dunque, alla domanda che cos'è il paesaggio, noi rispondiamo: il paesaggio è un giudizio estetico. Quando dinanzi a noi si presenta un paesaggio e quando noi scopriamo la bellezza di un paesaggio dinanzi a noi, noi stiamo emettendo in quello stesso istante un giudizio di natura estetica. Utilizzando la definizione che ci viene data da Rosario Assunto nel paesaggio e l'estetica, il paesaggio è il paese considerato dal punto di vista della visione artistica o di quella più generale visione estetica che considera gli oggetti reali come se fossero immagini d'arte. Quindi il paesaggio è una sorta di opera d'arte. È l'opera d'arte della natura, supremo godimento dell'anima, ci viene definito da Schelling. Ed è qualcosa che si ricollega anche a qualcosa di spazialmente definito. Quindi il paesaggio è uno spazio delimitato. Il paesaggio, quando ci troviamo dinanzi ad un paesaggio, induce anche ad un'altra percezione del tempo. Noi sappiamo che ci sono stati diversi studi sul tempo, no? Su come gli individui percepiscano il tempo. Uno dei massimi esponenti è Minkowski, che fece la distinzione fra tempo immanente e tempo transitivo, ovvero la differenza fra il tempo cronologico dell'orologio e il tempo per come è vissuto dall'essere umano. Ora, dinanzi al paesaggio, che tipo di tempo noi spendiamo? Un tempo metafisico, ci viene definito da Assunto. Perché metafisico?
perché dinanzi alla contemplazione di un paesaggio noi perdiamo le coordinate classiche del tempo. Noi viviamo in un tempo non ordinario, quello della città, della velocità, degli impegni quotidiani, e per un attimo siamo immersi in quello spettacolo che la natura ci consegna. Io qui dietro di me c'è la Torre di Cerrano, ma tutti i grandi paesaggi riescono a compiere questo miracolo, ovvero a toglierci dal tempo ordinario, quello che Assunto definisce tempo empirico, per immergerci in un'altra qualità del tempo, un tempo metafisico, che si lega, come vedete nel titolo, anche alla contemplazione. Dinanzi ad un paesaggio probabilmente noi non ce ne accorgiamo, ma stiamo contemplando la natura. Il paesaggio può darsi solo poeticamente, nella forma della contemplazione pura e di una esteticità vissuta. Che cosa vogliamo dire? Che il termine paesaggio non si lega alla geografia, alla descrizione geografica di un territorio, ma si lega alla sua espressione artistica, e la sua espressione artistica si riconnette alla dimensione poetica. Quindi non andiamo ad esaminare il paesaggio da un punto di vista scientifico, ma percepiamo il paesaggio da un punto di vista poetico. Tant'è che dinanzi ad un paesaggio, noi con i telefonini ormai scattiamo foto a tramonti o a paesaggio, opere d'arte, in quel momento in noi si innesca anche un linguaggio diverso. Se lo dobbiamo esprimere a qualcuno, che cosa diciamo? Il nostro linguaggio non dice no, dove ci troviamo, ma dice è bello, è bellissimo, è incantevole, è qualcosa che ha a che vedere con la dimensione poetica che è intrinseca all'essere umano. Ma il paesaggio, ci ricorda Assunto, non è soltanto un'espressione che si lega alla dimensione del vedere, quindi alla vista, ma è anche qualcosa che si nutre di ascolto, degli altri sensi. Non solo visione dunque, ma ascolto. Pensiamo al rumorio delle onde che insegnò a Leibniz il calcolo infinitesimale. Pensiamo al tonfo delle castagne sul soffice delle foglie secche di autunno. In George Simmel, un filosofo tedesco, il paesaggio viene concettualizzato intorno al termine Stimmung, che letteralmente significa stato d'animo, ma nell'accezione di Simmel acquisisce tutta un'altra rilettura. La percezione del paesaggio in Simmel corrisponde alla Stimmung, che quindi non è soltanto uno stato d'animo da cui Simmel si distanzia in una visione meno romantica del concetto di paesaggio, per parlarci di quel processo spirituale unificante, una sorta di formula inconscia che trasforma i dati sensoriali in paesaggio, una visione soggettiva dello spirito poieutico capace di coniugare il naturale allo spirituale. Andiamo a spiegare che cosa intendeva con il concetto di Stimmung, no? Di questo processo spirituale unificante, formula inconscia. Andava semplicemente a dire questo, che il paesaggio noi lo apprezziamo nel suo insieme. Del paesaggio, dice Simmel, noi non cogliamo i singoli particolari, ma cogliamo il paesaggio nella sua espressione totale, totalizzante. E in qualche modo è una funzione inconscia, cioè è inconsciamente che noi diamo forma al paesaggio. Per questo motivo, per spiegare il concetto di Stimmung, ho utilizzato una delle opere di Michele Cascella, che è un grandissimo paesaggista, Il paesaggio abruzzese, uno dei tanti quadri di Michele Cascella, per dire come il processo di Stimmung sia la creazione del paesaggio come opera d'arte. E nel momento in cui siamo di fronte ad un paesaggio siamo tutti artisti, come quando decidiamo di scattare una foto ad un paesaggio e l'inquadratura non riesce mai a rendere l'idea del paesaggio che abbiamo dinanzi ai nostri occhi, no? Quante volte rivedendo una foto non siamo soddisfatti di quello che vediamo, perché il paesaggio si è formato nella nostra mente. Quando parliamo di spirito poietico parliamo di attività creatrice, poiesis, cioè creazione.
Questo concetto di stimmung ci viene anche sintetizzato da un altro esperto di estetica del paesaggio, che è Raffaele Milani, nell'arte del paesaggio, che lo definisce in questo modo: quel qualcosa, la nostra coscienza, si configura totalità avvolgente e infiltrante, fluttuazione ininterrotta di emozioni e dati percettivi, irradiazione sentimentale. Quel qualcosa è il paesaggio. Esso è più della somma delle parti, dei singoli frammenti del nostro sguardo. È un'anima di infinita e magica concatenazione delle forme. È il concetto di Stimmung espresso con altre parole. Nel concetto di paesaggio emerge un altro concetto e che ci aiuta a percorrere un altro esperto di estetica del paesaggio, che è Michael Jacob. Ci individua proprio la necessità nell'apprezzamento del bello paesaggistico della conquista di un punto di vista elevato, ma un punto di vista elevato non solo a livello fisico, spaziale, perché il paesaggio è qualcosa che si dà da una certa distanza, proprio perché comprende una serie di particolari, quindi è paesaggio quello che noi riusciamo a vedere da una certa distanza e quindi dall'acquisizione di una certa altezza. Ma Michael Jacob suggerisce questa conquista di un punto di vista elevato anche a livello simbolico. Nel momento in cui noi ammiriamo il paesaggio, noi ci stiamo elevando simbolicamente, cioè la nostra anima, il nostro spirito si eleva di fronte ad un paesaggio. Guadagnare la posizione dell'alto significa staccarsi dall'ordinario, proiettarsi nella forma di una visione statica che richiama l'infinito, suscitando emozioni e sensazioni. Il paesaggio, anche in Jacob, è una rappresentazione soggettiva. Siamo noi che creiamo il paesaggio. Non so se vi è capitato qualche volta, no? Faccio una foto, quello stesso paesaggio magari è stato ritratto da un'altra persona, no? Che ha scattato la foto al medesimo paesaggio, eppure noi non lo riconosciamo, perché il paesaggio è la nostra rappresentazione soggettiva, è la natura dell'immaginazione umana che Michael Jacob, appunto riferendosi al termine tedesco Einbildungskraft, significa proprio la potenza del formare le immagini, che è qualcosa di interiore, di molto profondo. Il paesaggio si lega anche ad un'altra dimensione, ovvero il silenzio. Noi non ammiriamo mai un paesaggio nel rumore, nella confusione. Noi ammiriamo i paesaggi e associamo sempre intorno al paesaggio anche un momento del silenzio. E il silenzio non è soltanto qualcosa di fisico, quello che noi sentiamo prodotto dai rumori che effettivamente ci circondano, ma a volte noi riusciamo a percepire il silenzio anche nel mezzo del caos. Pensiamo ai paesaggi urbani, no? Riusciamo a cogliere una sorta di silenzio interiore che ci consente l'apprezzamento del bello. Sostanzialmente l'apprezzamento del bello è il contrario del caos, è il contrario del rumore, è il contrario del caos che in qualche modo ci distoglie. Quindi il paesaggio e l'apprezzamento del bello paesaggistico è sempre in relazione al silenzio. Il silenzio inteso come raccoglimento interiore che genera il paesaggio fra contemplazione e desiderio di trascendenza. Quando noi ammiriamo un paesaggio, lì noi ci stiamo elevando. Quel punto di vista elevato che ci suggerisce Jacob, noi lo applichiamo automaticamente, perché è il paesaggio che un po' ha questa vocazione nel sollevare le persone, no? Ma anche proprio nell'ambito dell'educazione estetica. E chi ama il paesaggio desidera il silenzio, cioè le persone che hanno una particolare natura contemplativa amano il silenzio, amano circondarsi del bello, amano trovarsi in luoghi in cui poter respirare, vedere, assaporare il bello naturale paesaggistico. Il tempo del paesaggio, ancora Eugenio Turri, nel Paesaggio e il silenzio, non è il tempo dell'uomo.
Il tempo del paesaggio è il tempo del silenzio. Quando noi ammiriamo un paesaggio, dentro di noi si fa silenzio, anche se intorno a noi c'è caos. E più ambiziosa è l'ascesa, maggiore è il silenzio, che determinano anche un evento straordinario, quello dell'epoché dell'io, della sospensione di sé. Che cos'è l'epoché? È la messa tra parentesi di un giudizio. In questo caso, parlando di epoché dell'io, è la messa in parentesi di sé. Quando noi ammiriamo un paesaggio, ci dimentichiamo di noi stessi, il nostro ego, le nostre preoccupazioni quotidiane. Quando noi ammiriamo un paesaggio, per un attimo ci sentiamo sollevati dalla contemplazione di quella meraviglia. E per un attimo non esistiamo più come soggetti, ma esistiamo proprio come parte di quel paesaggio nell'ottica dell'esteticità vissuta, così come ci veniva definita da Rosario Assunto. Assorti nel guardare, scivoliamo in un'assenza di pensiero, piena di bellezza, in un silenzio nel quale noi stessi ci sentiamo la luce del sole, il respiro dell'aria, il moto del mare, il vibrare delle stelle. In quei momenti potremmo dire anche noi, seguendo un eco del mito, che tutto è santo. Ecco perché la contemplazione di un paesaggio ci avvicina al trascendente, ci avvicina appunto alla considerazione della santità, della bellezza, della sacralità della natura che ci circonda e di noi insieme ad essa. A darci qualche spunto diverso sulla nozione di paesaggio è Françoise Julien, che ci offre un'analisi di quella che lui definisce la nozione orientale di paesaggio. Il paesaggio viene visto in Julien, che prende, che analizza in particolare la concezione orientale, in particolare quella cinese, in cui il paesaggio viene visto come correlazione di opposti, come polarizzazione della vitalità e dell'armonia dialettica della natura. Io tra parentesi però ho aggiunto Eraclito, perché in pieno Occidente fu Eraclito a parlare di polemos, ovvero dell'armonia dei contrari anche all'interno dei fenomeni naturali. Quindi anche noi occidentali abbiamo una tradizione che vede nella polarità. Lo yin e lo yang, la montagna e l'acqua, il maschile e il femminile, il bianco e il nero, il cielo e la terra. Ma ho evidenziato la luce e l'ombra, la materia e lo spirito, il pensiero e il sentimento, il sensibile e il metafisico. Perché? Andiamo per ordine. Non c'è paesaggio che possa essere ammirato senza che una luce non l'abbia dipinto. Quando noi ammiriamo un paesaggio, il merito della bellezza di un paesaggio è sempre dato dalla luce, e questo i pittori, i grandi pittori, i grandi fotografi lo sanno benissimo. Si cerca la luce giusta per poter ammirare un paesaggio, si cerca proprio quell'armonia giusta fra luci ed ombre che danno intensità al paesaggio. Ma è anche la contrapposizione, non più contrapposizione, fra materia e spirito, perché il paesaggio è qualcosa di materiale che però ci solleva ad una dimensione spirituale, quindi in qualche modo va a riunificare questi due aspetti che normalmente in Occidente vengono ancora tenuti separati, come il pensiero e il sentimento o il sensibile e il metafisico. Il paesaggio, nella sua inviolabilità, quindi irrompe nella coscienza ordinaria, abolendo la distanza che è frattura fra il fisico e lo spirituale. Si ha paesaggio, scrive Julien, quando qualcosa dell'ordine dello spirituale si sprigiona a partire dal fisico. Quindi non c'è contrapposizione tra la materia e lo spirito, ma dalla materia può sprigionarsi anche lo spirito. E arriviamo, ci avviamo verso la conclusione, a Friedrich Schiller, che è uno dei più grandi riferimenti nell'ambito dell'educazione estetica dell'uomo. Che cos'è l'uomo estetico in Schiller? È il risultato di un processo di formazione dell'uomo in cui andare a trovare un accordo fra sensibilità e ragione. Questo gioco
estetico rappresenta per Schiller la capacità dell'uomo di muoversi nelle due istanze contrapposte, del sentire e del pensare. Il paesaggio è qualcosa che sempre mette in relazione il pensare con il sentire. Carattere indispensabile per l'apprezzamento del bello era per Schiller l'ingenuo. Che cos'è l'ingenuo? È quella disposizione d'animo, quella vocazione al bello, quella qualità che consente agli individui di farsi partecipi dell'esperienza estetica, caratteristica in grado di rendere possibile l'apprezzamento estetico della natura per se stessa superiore all'artificio dell'arte. Quindi Schiller ci dice: per poter apprezzare la bellezza noi dobbiamo acquisire il carattere dell'ingenuità. Ma che cos'è l'ingenuità in Schiller? Schiller mette in relazione l'ingenuità al genio e poi lo mette in relazione alla morale. Quindi l'ingenuità non è una qualità banale dell'essere umano, non è un semplicismo in Schiller, ma è la qualità propria dell'essere umano che raggiunge anche il genio. Ogni uomo raffinato che non difetti di sensibilità può fare esperienza dell'ingenuo passeggiando all'aperto, vivendo in campagna, indugiando presso i monumenti dei tempi antichi. E questo interesse non di rado elevato a bisogno sta al fondo della nostra passione per i fiori e per gli animali, per i giardini, per le passeggiate, per la campagna e i suoi abitanti. Ma un simile interesse si manifesta a due condizioni: che l'oggetto che lo infonde sia natura e in secondo luogo che sia ingenuo. Ogni vero genio deve essere ingenuo, oppure non è tale. Unicamente la sua ingenuità lo rende un genio. E quello che egli è nel campo intellettuale ed estetico non può rinnegarlo in quello morale. Quindi che cosa ci dice Schiller? Ci dice una cosa importantissima, che l'educazione estetica, che questo carattere che ci consente di apprezzare il bello, è anche qualcosa che si lega alla dimensione morale dell'essere umano. È ciò che in qualche modo ci fa percepire non solo il bello delle cose, ma anche il buono, nell'antico ideale del Kaloskaya Agathos che vedremo tra un attimo. Andando velocemente, a possedere il carattere dell'ingenuo certamente è stato Jean-Jacques Rousseau, di cui non si conosce particolarmente il piccolo volumetto dedicato alle passeggiate, appunto le passeggiate del sognatore solitario, che è un volume che Jean-Jacques Rousseau ha scritto fra gli anni 1776 e 1778, anno della sua morte. Jean-Jacques Rousseau si ritirò presso il castello di Ermenonville, a nord della Francia, aveva avuto delle, diciamo, diatribe con gli intellettuali dell'epoca, in primis Diderot. In queste passeggiate ci sono numerose critiche a quei suoi amici intellettuali che a un certo punto lo hanno tradito a causa delle sue idee. E in queste passeggiate Jean-Jacques Rousseau, che come voi sapete benissimo ha un'educazione, una teoria dell'educazione fondata sul contatto con la natura, sull'apprendimento in natura, ci parla dell'importanza proprio dell'apprezzamento del bello e dell'immersione nel bello. Non vi leggo tutta la citazione, però vi consiglio di leggere queste meravigliose passeggiate di Jean-Jacques Rousseau. E sicuramente dotato di ingenuo è stato José Saramago, quando in viaggio in Portogallo, che era la sua terra natia. In viaggio in Portogallo è un romanzo di viaggio in cui Saramago descrive la sua terra natia, il Portogallo, in minimi dettagli. È un romanzo di viaggio molto intenso, molto lungo, dove lui ripercorre le strade della sua esistenza, quindi del suo territorio, e ci invita proprio nell'ultima pagina a recuperare il valore del territorio. E questo ve lo voglio leggere: bisogna vedere quello che non si è visto, vedere in primavera quel che non si era visto in estate, vedere di giorno quel che si è visto di notte, con il sole dove la prima volta pioveva. Vedere le messi verdi, il frutto maturo, la pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era.
bisogna ritornare sui passi fatti per ripeterli e per rintracciarvi a fianco nuovi cammini. E sicuramente dotato dal grande carattere dell'ingenuo è stato Viktor Frankl, che è stato uno psichiatra, filosofo, psicologo austriaco, che è stato vittima di deportazione durante la Shoah, durante l'Olocausto, e quando riuscì poi a salvarsi dopo la liberazione scrisse un piccolo racconto autobiografico dal titolo Uno psicologo nei lager, scritto proprio nel 1946, dove lui ci consegna il racconto della sua esperienza nel lager. Lui fu l'unico sopravvissuto della sua famiglia. Quando lui entrò con i genitori, con la moglie incinta, uscì solo. E in questa sua solitudine, nell'atrocità della Shoah, dell'Olocausto, della deportazione, lui riusciva ancora ad apprezzare il paesaggio, lui riusciva ancora a vedere il bello nelle cose. Lui è l'ideatore anche della logoterapia, della terapia attraverso la ricerca di significato, e quel significato Viktor Frankl lo trova nella spiritualità, che è l'unico contatto che ci consente di esperire sempre il contatto con il bello, di poter assaporare il bello. E questa è una pagina di uno psicologo nei lager. Chi avesse visto i nostri volti trasfigurati dall'incanto durante il viaggio in treno da Auschwitz a un lager bavarese, quando scorgemmo dalle barre di un vagone cellulare i monti di Salisburgo con le cime rilucenti nel tramonto, non avrebbe mai creduto che erano volti di uomini che consideravano praticamente conclusa la propria vita. Nonostante tutto, o forse proprio a causa della nostra situazione, la bellezza della natura che ci fu negata per anni ci entusiasmava, come avveniva per esempio nella foresta bavarese, quando il sole al tramonto irradiava di luce i tronchi degli alberi, proprio come un famoso acquerello di Dürer. E quando usciti fuori vedemmo le scure nubi rosseggianti a occidente e tutto l'orizzonte animato da nubi multicolori e sempre mutevoli, con le loro figure fantastiche e i loro colori ultraterreni, dall'azzurro cobalto al rosso sangue, e sotto in contrasto le tristi capanne del lager e il pantoso spiazzo dell'appello, nelle pozzanghere nel quale si specchiava la bragia del cielo. Questa è educazione estetica, vedere il bello al di là e al di sopra di ogni espressione del brutto, riconnettersi alla bellezza del semplice, insito nell'apprezzamento del bello naturale, ridestare i valori del vero, del buono, a cui il bello, scrive Remo Bodei, è accomunato da una sorta di classica trinità, nell'antico ideale etico, morale ed educativo del kalos kai agathos, di ciò che a un tempo bello e buono. E voglio chiudere con le lettere sull'entusiasmo di Shaftesbury, che è un altro massimo esponente dell'estetica del Settecento, che è un invito, un'esortazione. Cercate il bello in tutto, anche nelle minime cose. Cercatelo nelle piante, nello smalto dei pirati, nelle arti comuni, e vi eleverete gradualmente fino alle scienze più sublimi. Confrontate il bello e il suo contrario e ve ne formerete un'idea la cui impronta sarà incancellabile. Risalendo come voi fate fino alle fonti originarie, non potrete non attingervi la vera bellezza, la vera saggezza e la vera virtù. Shaftesbury. Grazie.